Il Cagliari lotta ancora insieme a noi. Benvenuti da Simone Spada, giornalista di Nemesis Magazine. Questo è il mio canale, vi parlo del Cagliari Calcio da circa 2 anni e ovviamente, come ogni volta, vi invito a iscrivervi per non perdervi neanche un'analisi di quelle che sono le partite del Cagliari. Ed è un grande piacere ancora una volta parlare delle partite del Cagliari perché si vede il carattere dei rossoblù che sono andati sotto col Bologna, però sono riusciti a vincere poi per 2-1 con una grande rimonta data da giocatori che finora, insomma, erano stati un po' bistrattati e anzi si pensava dovessero andare via. Il Cagliari che ha messo molto carattere, primo tempo un po' spigoloso da ambo le parti, però il palo di Bellanova. Qualche buona azione, ma niente di più. Nel secondo tempo il gol su punizione di Orsolini. Poi spiegherò il perché di un mio voto, poi nelle analisi dei promossi e bocciati, perché effettivamente oltre quel tiro il Bologna ha fatto veramente poco. Ha cercato di fare un po' di più il Cagliari, che è stato, insomma, preso un po' alla sprovvista da questo gol, ci ha messo un po' a riprendersi, poi si è accesa la luce di Gaston Pereiro. Un assist, un gol, esattamente come accadde con il Parma lo scorso anno, partita decisiva per poi portare il Cagliari verso la salvezza. E insomma, si spera che sia di buon auspicio quello che è capitato in questa partita, dove Cagliari, insomma, ha tenuto poi nel finale, esattamente come era successo con la Sampdoria, una rimonta per 2-1 che vale veramente tanto, perché Cagliari a meno 1 dalla diretta concorrente, dalla quart'ultima in classifica. Promossi e bocciati di questa partita. Il primo promosso è Gaston Pereiro. Sembra che si sia ritrovato. Ha un po' più di fiducia da parte dell'allenatore, sta trovando molti minuti che lo possano aiutare poi ad esprimere quelle che sono le sue qualità, e sono qualità veramente veramente importanti. Sta correndo, cosa non da lui, e soprattutto sta diventando in qualche modo decisivo. Si è preso sulle spalle la squadra assieme a João Pedro, l'ha portata in avanti, ha fatto diverse giocate davvero campione, e poi l'ha decisa. Va bene, c'è una deviazione sul suo tiro decisivo, ma chi se ne frega? L'importante è che sia arrivato il gol vittoria. Mentre vado a promuovere il trio delle meraviglie, perché Cagliari ha trovato il trio delle meraviglie, giovane, in qualche modo anche un po' inesperto, però che si fa sentire, perché Altare, Carboni e Lovato hanno confermato che assieme stanno molto bene e che non vanno assolutamente smembrati. Altare è tra quelli quello meno tecnico, però anche quello più duro negli interventi, quello che cerca, insomma, col fisico di farsi sentire. Lovato è un gioiellino, lo sapevamo e insomma, si è visto come ha nascosto Arnautovic, che è un giocatore che si fa notare spesso e volentieri. Al suo fianco Carboni, come ho detto la scorsa volta, sta crescendo al fianco di Lovato, cosa che non riusciva a fare né con Cepitelli e né con Godin soprattutto. E quindi, insomma, è una bella scoperta avere questi tre ragazzi molto giovani che guidano la difesa dei Cagliari e evitano un po' di grattacapi alla porta rossoblù. Porta rossoblù che però ha preso un gol, il solito gol su punizione, e a questo punto mi tocca bocciare Cragno, perché insomma ci deve essere un tempo in cui Cragno riesce a leggere bene le punizioni altrui, soprattutto da quella mattonella lì, perché li prende sempre dallo stesso punto, più o meno dallo stesso punto. E un portiere della sua caratura dovrebbe, insomma, tirarsi un po' via la polvere dalle spalle e, non dico imparare, ma affinare, insomma, la posizione in porta per quanto riguarda poi le punizioni, perché insomma stanno diventando già un po' troppe durante questa stagione. Vado invece a bocciare, però in piccolo, attenzione, in piccolo, Mazzarri. Perché? Perché nel finale sull'1-1 con Pavoletti che si fa male, lui sceglie per un cambio conservativo. Poi gli va bene,
perché gli va molto bene. Però effettivamente provare la carta Gagliano non sarebbe stata male, avere un Cagliari comunque con una trazione anteriore a 3 punte, diciamo così, quindi un pochino più importante là davanti, alla fine è andata bene così, quindi il mio è un bocciare piccolo, piccolo, piccolo. Ebbene, con 6 punti il Cagliari ha iniziato al meglio il nuovo anno, il 2022, 2 vittorie molto importanti. Una fuori casa e l'altra in casa, con 2 squadre comunque di media classifica, quindi è importante anche raggiungere dei risultati di questo genere. 2 vittorie che avvicinano il Cagliari alle dirette concorrenti, sono in tante, in pochi punti dietro. Genoa e Salernitana non sembrano, insomma, avere il passo per stare dietro i Cagliari. La Salernitana si è vinto, però non ha dimostrato nulla di che finora. Il Genoa è in grande difficoltà e quindi, insomma, bisognerà capire il destino di Shevchenko. Invece, il destino dei Cagliari dice che domenica si va a Roma, con la Roma tramortita dalla Juventus domenica sera. È una partita che, insomma, il Cagliari se la può giocare in qualche modo, può sorprendere la Roma, vedendo anche un po' quello che è il trend rosso-blu di questi giorni, con 2 nuovi giocatori, in realtà uno vecchio e uno nuovo, cioè Goldaniga e Nandez. La speranza che ne arrivi anche un altro, magari sarebbe cosa buona per Mazzarri, e quindi si vedrà quello che succederà. Da Simone Spada è tutto, iscrivetevi al canale, non perdete neanche un video, commentate ovviamente i vostri pensieri su questa partita, ci vediamo alla prossima.